ecco Ibrahimovic. Buongiorno. Polizia, ragazzi. Che ti auguri? Io mi... beh, come quello che si augurano tutti, che tutto possa finire presto, però attenzione, cioè non è una cosa che dobbiamo... non è il destino, sai, spero che finisca così. No, noi dobbiamo farla finire con i nostri comportamenti, ma soprattutto con chi ci governa, perché non si possono sentire certe cose, cioè non si può sentire che il vaccino c'è e però noi in Italia non ne abbiamo a sufficienza o che no. Saremo torna arancione. Il Covid domani, cioè oggi, chiude bar e ristoranti del festival. Si chiude sognando i vaccini. Prima si sapeva, il vaccino c'era, in Russia ce l'hanno già da un po', e in Israele sapete tutti quello che hanno fatto, invece qui, cioè mia madre ha 85 anni e deve farlo a fine marzo la prenotazione, quindi io pensavo che una volta scoperto il vaccino, che, insomma, ci sarebbero state in giro postazioni dove proprio tutti a vaccinarci tutti insieme, altro che fasce di età, tutti, e invece non è così. Gino Paoli, che abita laggiù, non ce ne vorrà se accostiamo la sua canzone d'amore e sofferenza a un fritto misto. Sapore di stare, sapore di mare. Oggi da Sanremo parliamo di gola, non quella ovvia che con l'ugola e le corde vocali riguarda il canto, ma la gola che assieme alla lingua e al palato afferisce al gusto. Considerazione filosofica. La caratteristica della ristorazione pandemica da asporto, il prendi e porta via, combacia con l'essenza attuale della canzone sanremese. La cucina funziona, ma il pubblico è a casa. Cosa sono? Ravioli di borragine con ricotta e uova. La borragine? È una erba tra una bietola e uno spinaccio. Per salutarvi, una frase di Woody Allen. Hai mai preso una decisione seria nella vita? Sì, da piccolo rifiutai degli spinaci.